Nel video di oggi siamo tornati qui dagli amici di Italian Crestis e siamo qui anche con un ospite speciale, Elisa, fan di 11 giga e anche aiutante di Alberto di Italian Crestis, e siamo qui oggi per parlare di Auriculatus, qui ad 11 giga. Ciao ragazzi e benvenuti, anzi bentornati qui ad 11 giga nel video di oggi. Come vi dicevo, siamo qui con gli amici di Italian Crestis per parlare di Auriculatus. In tantissimi avete chiesti e molti di voi magari avranno visto tramite Instagram una piccola preview del mio Auriculatus, ma non ve lo presenteremo in questo video, ci penseremo in altri. Oggi siamo qui con loro, andiamo subito a parlare e scoprire tutto ciò che dovete sapere su questi giochi. Buongiorno Alberto. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Oggi siamo qui per parlarvi, come ha detto Mattia, di Auriculatus. Ho pensato, e spero vi piaccia come idea, di far partecipare oggi a questo piccola introduzione a questo bellissimo rettile Elisa, che è una nostra amica, che ha preso qui da noi un bellissimo esemplare di Auriculatus che adesso vi farà vedere, che spesso viene a darci una mano qui in allevamento, quindi questo è anche un modo per ringraziarle di tutto il lavoro che sta facendo. Adesso Elisa vi farà vedere il suo esemplare e vi parlerà un pochettino di Auriculatus. Quindi quello che ne esce da questa introduzione è che se volete essere parte di un video di 11 giga dovete comprare un geco da Italian Crestis, iscrivervi ad 11 giga, lasciare un bel commento sotto e poi magari vi selezioniamo e vi portiamo qua. Questo è un esemplare di Rhacodactylus Auriculatus. Auriculatus deriva dalle protusioni ossee che ha qua sulla testa, che sono simili a orecchie. Vive nella Grand Terre, l'isola più grande della Nuova Caledonia. Temperature sono ottimali, quelle di 26 gradi, ma vive tra i 16, 17 e i 30. L'umidità deve essere circa il 70%. Mangia grilli, terme della farina e blatte, oppure frutta, anche se è meglio dei preparati apposta per loro, come Pangea o Repasci, che hanno tutto quello di cui hanno bisogno. Il terrario deve essere sviluppato in altezza, essendo gechi prevalentemente arboricoli. Possiamo decidere di farlo sterile o naturalistico. Se decidiamo di farlo naturalistico, metteremo come substrato della fibra di cocco torba e delle piante vere. E non può mancare una tana in cui si nasconda. Essendo gechi notturni, quindi di giorno sarà difficile vederli. Come di riproduzione è di solito meglio inserire il maschio nel terrario della femmina per circa una settimana e ad accoppiamento avvenuto si tira via il maschio e si lascia la femmina. Come prassi per altri rettili, le uova verranno incubate alla temperatura di 24-25 gradi per 60-70 giorni. Sono gechi piuttosto timidi e non sono molto socievoli. E territoriali, quindi un pochettino più territoriali rispetto al gecko ciliatus, che come avete visto ha un metodo di stabulazione molto molto simile. Ecco, una piccola puntualizzazione: abbiamo parlato di riproduzione, abbiamo parlato di temperatura eccetera, ricordate che gli Auriculatus hanno una crescita molto più lenta rispetto ai ciliatus, quindi se un gecko ciliatus matura sessualmente, quindi è pronto alla riproduzione poco dopo l'anno, intorno all'anno, per il gecko Auriculatus è un pochettino più lunga la cosa, normalmente si vanno a riprodurre almeno a 2 anni di età. Avendo la fibra di cocco e piante vere, sicuramente mantiene di più l'umidità nell'interno del terrario. Se invece ne facciamo uno sterile, metteremo della carta assorbente, delle piante finte. Come ci siamo detti, il fatto che questi gechi maturino a almeno a 2 anni, se non a 2 anni e mezzo sessualmente, e quindi che le riproduzioni siano un po' più, non dico
complicate ma un pochettino più lunghe rispetto a un geco ciliatus, fa in modo che non siano così diffusi, diciamo. Si fa un po' più fatica a trovare auriculatus in fiera piuttosto che in commercio o allevatori in generale, insomma. In questi ultimi anni sicuramente c'è stato un incremento di appassionati a questa specie. Ora che abbiamo parlato ovviamente di esemplari adulti, semiadulti, vediamo invece come un baby auriculatus nato da poco. Ovviamente qui Italian Crestis ne ha un po' di esemplari e gli diamo un occhio adesso. Me lo hai chiuso mentre arrivavo. Esatto. Ecco qui, questi sono alcuni tra gli esemplari nati nel 2020. Come vedete, è fuggito. Ecco. No, non è fuggito. C'è ancora. Se sono nascosto. Lui è nato da? Ah, ok, proprio da... Sì, pochissimo. Da poco. Da proprio da poco, sì. Ecco, normalmente sono gechini che apprezzano molto di più i famosi preparati che non gli insetti. Noi aspettiamo sempre un periodo prima di inserirli, come vedete questo che è un pochettino già cresciuto, ha qualche grillo all'interno della teca del piccolo box. Per il primo periodo vengono alimentati quasi unicamente con Pangea, a differenza del ciliatus, quando perde la coda si rigenera, si vede nettamente lo stacco, ma ricresce praticamente identica. Ed eccoci qua, siamo arrivati alla fine di questo video. Ringrazio come al solito gli amici di Italian Crestis per aver partecipato in questo video. Vi ricordo anche di iscrivervi ad 11 giga per due nuovi video a settimana, martedì e giovedì alle 15:15, e noi ovviamente ci vediamo nei prossimi video.